faccio forse Marco ha buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Io sono Fabio Amici, collaboro con l'Associazione dei Consumatori sui temi della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della legalità, e sono venuto con interesse ad ascoltare. Mi ha colpito un particolare che lei ha narrato, l'importanza dell'ispettore Sebastianelli. Mi chiedo se ci fosse stato qualcuno che ha captato i suoi reali bisogni, se lei avesse cambiato la vita come ha cambiato. Ecco, io vorrei soffermarmi su questo particolare. Io sono a Iesi, vengo qui 2 volte alla settimana, perché seguo un disabile che è seguito dal CERT, è seguito dal CSM, ha un'attività civile totale, si sta recuperando dalla dipendenza dall'alcol. E ci sono delle leggi e delle istituzioni. E c'è l'ASTA, l'Agenzia dei Servizi della Persona, c'è il Comune di Iesi, c'è il CERT, c'è il CSM. 4-5 istituzioni che, secondo le funzioni istituzionali, dovrebbero seguire questa persona che ha abbandonato a se stessa. E invece nessuno lo fa. Allora io mi chiedo, ci sono delle normative che esistono da tanti anni che parlano delle carte dei servizi, degli standard di qualità dei servizi, che servono perché le pubbliche amministrazioni devono essere loro, per quanto possibile, ad andare a captare i bisogni delle persone che hanno necessità, come i poveri, i disabili, i minori, gli abbandonati. E queste norme purtroppo sono quasi totalmente disattese. Una riguarda le carte dei servizi sociali. Lei è stato fortunato perché ha incontrato questo Sebastianelli, perché ha incontrato l'Ampas. Questo signore di Iesi è fortunato perché ha degli amici che si sono ricordati di lui e vengono qui. Ma se ci fosse applicate queste leggi, le leggi prevedono una carta dei servizi con gli standard che valgono per tutti, poveri, disabili, appartenenti a un partito, a un altro, perché ci sono degli standard che servono proprio per dare servizi uguali a tutti. E queste non vengono applicate, ma nessuno se ne accorge. Sta a voi, giovani. Noi andiamo in giro per la regione Marche per educare alla legalità, per insegnare ai giovani a impegnarci su questi temi, sui piani della prevenzione della corruzione, sul contrasto della corruzione. C'è un protocollo tra l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e la Corte dei Conti, si chiama Educare alla Legalità, andate a leggerlo sul sito della Procura della Corte dei Conti. Cosa hanno fatto i vostri docenti, i vostri insegnanti? Hanno fatto mai le giornate della trasparenza? Voi avete un piano anticorruzione, per esempio, in scuola, ve l'ha mai spiegato? Io sono stato revisore dei conti in scuola. Sintesi. Allora, ricollegandomi al discorso, le istituzioni, a mio avviso, hanno un compito importante che spesso non assolvono: la qualità dei servizi, andare incontro ai bisogni delle persone che soffrono, captarli ed aiutarli. E il futuro dei voi giovani, voi dovete pretendere dai vostri insegnanti che vi spieghino quali sono gli strumenti per far sì che le pubbliche amministrazioni funzionino, siano più efficienti, non sprecano denaro pubblico, contrastare la corruzione, perché la corruzione va a pari passo con la politica corrotta. Quindi il futuro è vostro. La domanda è, voi dite lei, se vedete le ferie di Roma, o anche oggi, avesse avuto delle istituzioni, comuni, servizi sociali più presenti, che venivano nei quartieri a capire quali erano i vostri bisogni, lei pensa che forse qualche progresso e qualche riduzione della criminalità si sarebbe avuta? Grazie. Allora, io questo non posso dirlo con certezza, però io vedo, io non ho televisione, vedo nei video che posta un certo Striscia Notizia, che va nelle borgate con le foto segnaletiche a dire quello fa il spacciatore. Vabbè, è un tizio che fa questa inchiesta e mi chiedo, per queste cose chi sono i poliziotti? Ma certamente se ci fosse una presenza di assistenti sociali, di psicologi, la situazione sarebbe migliore, no? Ma questo non c'è, nei tempi miei non c'è, e non c'è nemmeno oggi. Questo era il problema, non c'è neanche oggi. E non ci sarà mai, perché io credo che Mannarino abbia ragione quando dice noi siamo l'acqua dei pesci per i tribunali, le forze dell'ordine, gli avvocati,
Quindi noi dobbiamo esistere così come loro vogliono. Bravo, è questo il problema serio. Sì, no, non mannerebbero, perché a un certo punto, che ne so, il capo della polizia, un giudice, a quello lì che tu vestito con tuta mimetico, con la macchina blindata, no? Del Striscia la Notizia. E anzi, ride pure la gente, è chiaro che quelli si arrabbia, fanno vedere i casermoni, guardate dove abita questi. Che poi io faccio un po' di polemiche, no? Ultimamente hanno arrestato i figli della cosiddetta Roma Bene, dei Pariolini, no? Non è andato il tizio ai Parioli con le fotosegnaletiche, compreso quella della nipote del rappresentante la Mogherini, mi pare che si chiama. Quindi, cioè, se ci fosse lo Stato più presente, ma lo Stato no a fuffa, lo Stato carne e sangue, può darsi che su 10, 8 faranno i delinquenti, ma due si esaltano. Non so se è una risposta soddisfacente, ma no, 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 è molto soddisfacente. Altre domande? Buonasera, io volevo fare due domande sintetiche. Lei prima ci ha detto quando era ragazzo, quando ha frequentato certe situazioni, la prostituta, i focarelli, i focaracci, come si chiama lì. Per me sarebbe importante, se per lei è possibile, raccontarci il momento del passaggio del confine, cioè quando lei ha deciso di fare la prima cosa contro la legge. Poi, per questo, per dire ai ragazzi, ai giovani di oggi, che spesso si minimizza tutto, dire quel passaggio è importante. Quando uno ha passato quel limite, quel confine, cosa accade? E quello che lei oggi si sente di suggerire ai ragazzi, affinché non si superi quel confine, non si passi quel confine, che spesso è un confine che non permette il ritorno, insomma, è una dogana che non permette il ritorno indietro, o perlomeno lo permette a molto pochi. Grazie. Io ho sempre bisogno di aiutare tutto la No. Quando fate il salto della qualità, esatto, di qualità, Allora io ho iniziato a 12 anni rubando una lambretta, qualcuno si ricorderà la famosa lambretta, e poi siccome avevo scelto quella strada, e ripeto, non è che a casa mia erano contenti, io c'avevo mio padre, ma soprattutto i miei fratelli più grandi di me, che mi spaccavano di botte, ma io avevo scelto di fare quello. E poi mano a mano cresci a livello malavitoso, passi dalla lambretta alla macchina, al negozio, alla rapina, ti fai un nome nell'ambiente e arrivi dove non puoi tornare più indietro, se non decidi di troncare in modo netto il cordone ombelicale che ti lega a quell'ambiente. Vedete, io non sono diverso dagli altri pentiti, anzi io sono più schifoso, però io prima di cambiare mi sono fatto i miei 11 anni di galera, che in precedenza erano 28, poi gli avvocati che i soliti impicci sono arrivati a farmene fa 11, mi sono fatto prima... Ci hai fatto la domanda a tuo padre, eh? No. Non significa imbrogli, impicci nel senso... Lo fate il loro lavoro. No, voi c'avete i gomma, no? Per esempio fai un mucchio, ammucchi le pene, no? E poi c'è la scalata, no, delle pene. Io da 28, il mio avvocato che era bravo in questo contesto, no, è imbecille, perché non è tutta corruzione, è riuscito a portarmi a farne 11. Io me li sono fatto tranquillamente. Quando sono uscito ho capito che sarebbe stata sempre la stessa sorta, soldi, sangue, fango, chiacchiere, e mi sono detto non è vita per me, mi stava nascendo una seconda figlia e ho detto no, basta. Quindi
i passi malavitosi e criminali avvengono mano a mano. Più ti fai il nome e più c'è la possibilità di salire la scala gerarchica del crimine. Avvocato, c'hai io un avvocato. Il mio avvocato dall'altro era bravissimo marchigiano, si chiamava Cerquetti. D'origine marchigiana e molto italiano. Cerquetti, si chiamava perché no. Buonasera Antonio. Io volevo farti una domanda un po' più tecnica. La banda della Magliana nasce nella metà degli anni 70 e da subito comincia ad esercitare il controllo del territorio. Dal 16 marzo al 9 maggio 1978 a Roma e in Italia accade un fatto che ancora oggi è avvolto nel mistero: il rapimento di Aldo Moro. In particolare, la cattura di Moro è stata un'operazione militare perfetta. In particolare, la cattura di Moro è stata un'operazione militare perfetta. A mio giudizio, non farina del sacco degli autori che si firmavano Brigate Rosse. Io ti vorrei chiedere se durante quel periodo hai mai avuto notizie di richieste di collaborazione da parte di appartenenti ai servizi di intelligence, o la banda abbia mai avuto richieste di collaborazione per cercare di arrivare alla localizzazione di Moro e alla sua verità. Nel caso del rapimento di Aldo Moro, hai mai tu ricevuto proposte dall'intelligence di collaborazione, o in generale la banda della Magliana ha mai ricevuto una proposta di collaborazione nel caso Moro? Guardi, io... Antonio, scusa, una cosa prima. Secondo te il momento della cattura poteva essere stato fatto da chi insomma è stato imputato, oppure c'era qualcun altro? Allora, a questa domanda io rispondo, però non rispondo a altre domande di questo genere, perché qui stiamo parlando di altro, periferia. Voi basta che a maggio vi sincronizzate sulla trasmissione di Santoro e io sono lì a parlare di questo, ma non perché non voglio rispondere, se no finivo più. Quello mi parla da Orlandi, quell'altro mi parla di De Petis, però a questa rispondo. La banda della Magliana è stata coinvolta nel tentativo di liberazione di Moro attraverso Raffaele Cutolo. Conoscete Raffaele Cutolo, il famoso camorrista napoletano, il quale ebbe l'input da dei politici per attivare su Roma le sue amicizie che portassero all'individuazione del covo di Roma. La banda della Magliana l'aveva trovata il covo. E quando... Era vivo. Era vivo Moro. È certo che era vivo. Stava la Magliana. E quando il messo, chiamiamo così, andò da Cutolo e gli disse che il covo era stato trovato, Cutoli disse che i politici erano ritornati e che non serviva più la liberazione di Moro. Comunque in qualche modo noi all'interno del fatto di Moro ci siamo stati. Altre domande? Naturalmente questa cosa verrà approfondita molto da Santoro, sapete com'è quello, no? Allora, cerco di parlare forte, almeno ci sentiamo. Sì. Io vorrei fare intanto un ringraziamento pubblico alle due persone che stanno accanto a lei, perché non mi hanno detto assolutamente chi fosse il relatore. Io credo che fosse un poeta, uno scrittore creativo, e quindi stasera mi sono incuriosito. La mia curiosità però deriva da una
emozione che ho provato nell'ascoltare il nostro relatore. L'emozione deriva dal fatto che io ho frequentato per 2 anni, il primo e il secondo anno di università, il carcere degli ergastolani di Santa Panazia, perché pur di andare a fare qualcosa di buono, insegnavo agli ergastolani. Quindi ho vissuto quelle esperienze, ovviamente da persona giovane, e la cosa che mi ha colpito stasera è il messaggio che si dà, cioè i giovani devono rendersi conto di questa realtà della società, come nelle società, della società in cui ci sono i doletti. Molto spesso quello che noi viviamo da fuori, soprattutto i giovani vivono da fuori, è un esorcismo che allontana queste complessità. Non sono abituati a pensare che queste cose possano esistere se non nella fiction della televisione o nella fiction di una qualche roba. La domanda è come fare a questa sera a far capire che si possono fare delle cose da parte dei giovani in maniera eccellente, anche con piccolo sforzo. Faccio un esempio che lei mi ha riportato alla mente. Per esempio, il valore di donare il sangue all'AIDS, il valore di donare il midollo alle associazioni per gli ammalati, il valore di assistere le persone meno abbienti, il servizio sociale volontario che è previsto dalla normativa europea, comune, nazionale, regionale, comunale, il poter cominciare a vedere che c'è una realtà complessa ed essere magari forse un giorno quel poliziotto che a lei è servito per scattare in chiave positiva nell'ambito della sua vita, e ognuno dei giovani può fare questo tipo di ruolo, dando a se stesso e alla persona con cui sta un'occasione per cambiare e diventare un essere umano rispettabile, perché la rispettabilità è anche nel dare prima, affinché questo che lei ha affrontato nella prima parte della sua vita non si ripeta. Grazie a lei e grazie alle persone giovani che la stanno ospitando. Grazie. Tento di assumere il pensiero del professore, che non è mai semplice assumere il pensiero del professore. Il professore insegna economia all'Università di Bologna, alla facoltà di economia dell'Università. Durante i suoi primi anni di università ha insegnato agli ergastolani in carcere, un carcere che adesso ho dimenticato, e ha vissuto ergastolani, no, nel carcere di Santa Palazzo. Santa Palazzo è Ancona. Sì. E ha vissuto. Esatto. E ha vissuto questa esperienza ovviamente da giovane che insegnava, e il professore ci ha spiegato come noi giovani abbiamo una visione della situazione delle carceri, una visione di questo mondo della criminalità spesso diciamo ovattata, comunque minimizzata, magari anche dalla televisione che vediamo, dalle fiction, e non ci rendiamo veramente conto di cosa c'è al di là della soglia della legalità. E quindi credo che la domanda fosse come riuscire a sensibilizzare i giovani nei confronti sia della situazione che vive chi si trova dall'altra parte della linea, e come sensibilizzare ai giovani a non cadere, diciamo, in questa nella prima parte della tua vita. Professore, da quando è che stavate ancora? Io stavo negli anni 90. Io ho cominciato, fatto insegnante nel 68 e 69. 68 e 69. Molto prima. 68 e 69. Quella miseria, allora non stava a Montacuto, allora c'era. No, Santa Palazzia. Santa Palazzia. Ah. Santa Palazzia. No, vabbè, poi arrivo alla risposta. Come fare? Eccolo qui come fare. Cioè parlandoli. Perché io ripeto, se oggi nelle scuole i docenti mi chiamano proprio per stigmatizzare e per dire, per raccontare le cose a mia conoscenza, che purtroppo ho trovato noi della banda La Magliana un coinvolgimento totale, quindi tutti questi segreti e misteri, ma misteri perché li vogliono far rimanere misteri, no? Perché queste cose che ho detto qui, a parte la periferia, alla domanda su Moro, io l'ho raccontato nelle televisioni, l'ho messo per verbale, ma non va bene, perché
perché coinvolto tutta la politica, ma no, perché è politica, è la politica. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna raccontare ai giovani quello che nessuno gli racconta, io le racconto a travisato. Per esempio, adesso, e poi adesso è venuta fuori che è coinvolti col sequestro Moro, no? Poi non ne parliamo più di voi. È coinvolta l'andrangheta calabrese, no? Io i brigatisti rossi ho avuto modo di conoscerli personalmente, così come ho conosciuto quelli di terra, i cosiddetti NATO. Bene, io vi posso assicurare, mentre per i NATO avere contatti con la criminalità era normale, per i brigatisti no. I brigatisti, se bisognava fare un'azione all'interno delle carceri, ai detenuti cosiddetti comuni, glielo comunicava un quarto d'ora prima dell'azione, perché loro si sentivano l'elite del popolo detenuto e quindi a noi non ci coinvolgevano. Oggi sento che stiamo un passo dalla verità perché hanno visto su una motocicletta i calabresi, l'andrangheta, quando io so tutto il contrario. Io so, poi non veramente dico più niente, io so che sull'uccisione di Moro la mafia chiese alle Brigate Rosse se avrebbero appoggiato, no, l'omicidio di dalla Chiesa, se gli avevano appoggiato, cioè volevano fare un gruppo formato da brigatisti e mafiosi, però loro lo dovevano rivendicare, i brigatisti. Io so che gli risposero, io con te non ci faccio niente, Moro se lo famo noi della Chiesa, se c'è da farselo, e lo rivendichiamo noi, ma senza il contributo di nessuno. Ho risposto con nessuno. Grazie. Altre domande? Io volevo chiedere qual è stata la reazione degli altri componenti della banda dopo che lei ha deciso di diventare un pentito e quindi di collaborare con la giustizia. Questo è facile. E aggiungerei, tanto siamo in tema, la domanda viene anche questa. Tu oggi non hai paura? Aspetta, la domanda della ragazza è stata. Sì. La sentita? No. Ho capito, sì, ho paura. No, la ragazza, niente. Qual è stata la reazione della banda quando hanno saputo che tu hai scelto di diventare un collaboratore di giustizia? E Andrea ha chiesto se hai paura. Sì. Guardate, io ho la consapevolezza che definisco sciamanica, che quando ti tocca, ti tocca. E io sì, mi devo preoccupare delle reazioni degli altri criminali, degli altri gruppi criminali. Avrei dovuto farla a 20, 30 anni. No, che c'è ad essere uno 70. Io sono consapevole che potrà arrivare la motocicletta, mi tireranno quattro schioppettate, loro saranno contenti e io ho finito di giocare. Però qualcuno mi ricorderà, non solo come il vecchio Fiadana Mignotta, insomma, no? Ecco, quindi la paura si supera. Non devi avere paura di niente, perché tanto quando arrivano non è che tu gli fai impaurire quelli che ti fermano, quelli ti ammazzano lo stesso, quindi chi se ne frega. Io vado a porto scoperto, sono responsabile delle mie azioni, facessero come gli pare. Tra parentesi aggiungo, non tutti quelli che hanno parlato oggi vanno a porto scoperto, quindi io ti farei un elogio, perché c'è chi invece non si fa vedere, ha parlato e ha paura. Appunto, cioè io non capisco questi che si dicono pentito. Io la parola pentito, la, come dice Bernardini, quello scolà, io la aborro, perché a me tante volte in televisione dice ma lei è pentito, ma pentito di chi? Ma noi una parola così alta, così pulita, così bella, la trasciniamo giù in una bagatella tra tagliagole e cose. Io sono un altro uomo. Quelli che se nascondono si avranno avuto altri motivi per pentirsi. Io non potevo andare più avanti, quindi mi avrebbero ammazzato. Io una vita che vado così, hanno i telefoni, hanno indirizzi. Io quando vado in giro per l'Italia posto sempre: domani sto a Roma,
ma chi se ne frega, insomma. La presenza, quindi io l'ho contattato sulla sua pagina Facebook, ha risposto anche a me. Antonio, tu non ti definisci un pentito, ma... Allora, tu non ti definisci un pentito, come appena detto, però nelle interviste che ho seguito tu ti definisci un infame. Per quale motivo? Giacomo ha chiesto, tu non ti definisci un pentito, però ti definisci un infame. Per quale motivo? Ma scusa, sì, ma scusa, ho finito adesso spiegare, ma pentito di chi? Io sono pentito di niente. Perché si è proprio infame, la parola infame. E ora la spiego. Collaboratore di studio. Se gliel'hai detto. Ma c'è altri collaboratori, no? Io li definivo infame. Perché io mi devo definire pentito? Ma io non sono pentito, io sono un altro uomo. A me mi si deve fare la domanda, tu rifaresti quello che hai fatto? E io realmente rispondo, no. Io continuo a credere ai cambiamenti di questa gente pentita, quando lo faranno dopo che avranno scontato tutta la galera. Perché pentirsi un attimo dopo che ti hanno arrestato, uno vede la Madonna, un altro vede San Giuseppe, siamo capaci tutti, no? Io no, mi sono fatto il mio carcere, sono uscito, io ho incontrato personaggi sempre sulla testa dell'onda del crimine romano, compreso Carminati, e gli ho detto cosa pensavo di loro, e io non mi sono mai infilato il cappuccio, ho dovuto tenere un certo percorso, perché questo stabiliva il contratto tra virgolette fra me e lo Stato, no? Ma non appena mi hanno detto basta, tu c'hai la prima protezione, io ho preso un respiro, anche se sapevo che andavo incontro a molti problemi, però mi sono potuto ripiare la vita mia, poi con l'aiuto di chi io ti ho detto, dell'ispettore Sebastianelli, del comune di Esi, di Antonio Massacci, ho potuto mettere in atto quello che sto a fare, scrivere, raccontare la storia vera, non quella che ci racconta scemenza criminale o altro, io non sto disprezzando niente, no, voi lo chiamate romanzo criminale, io la chiamo così perché so cose che è inutile che mi racconta adesso, magari un giorno la racconterò Andrea e questa la racconterà. No? Perché proprio infame? Perché la parola proprio quella infame? Eh? La parola è infame, no? Perché tu definivi gli altri infami, quindi ti sei definito anche tu. No, guarda, allora, uno, tu non è che dalla criminalità non puoi uscire, dalla mafia no, ti ammazzano subito, ma dalla criminalità come quella nostra, la banda Maiana, tu potevi uscire tranquillamente, perché non è che ti ammazzavano, ma tu sapevi che se loro, i tuoi compagni, avevano dei problemi, erano in difficoltà, tu comunque li dovevi aiutare, perché sennò davvero che ti ammazzavano, no? Io invece ho voluto tagliare di netto il cordone umbilicale. Io non posso più incontrare, anche se ne incontro quando vado a Roma, e loro a me non mi possono più chiedere favori. Io sono fame, sono sempre spiego. Ecco perché, solo quando voi vedrete, mi dispiace dovete questo, ma io pensiero, pentiti che vanno nelle televisioni senza quello sparandante dietro per un passevenire e il passamontagna, faccia così aperta, allora potete dire quello è responsabile delle cose che ha detto. Non perché col cappuccio non lo sia, ma io non te credo. Infame terrore. Eh sì. Altre domande? Ok, ne faccio un'ultima io, l'ultima e poi parliamo. Molto sintetica, hai detto che, cioè da quello che ho capito, hai dei figli, giusto? Sì. Ok, uno è nato poco dopo che sei uscito dal carcere. Una già ce l'avevo. Una ce l'avevo, esatto. Io volevo chiedere com'è stato il
rapporto tra te e i tuoi figli alla luce della tua esperienza e come è il rapporto adesso? Allora, come l'hanno vissuta loro? Sì. Beh, quella che una, la seconda mi è nata quando io già avevo fatto la scelta, mentre la prima non ci capiva niente, una volta le guardie erano fedeli, poi le guardie ce l'avevano dentro casa, non ci hanno capito niente. Naturalmente quella grande ha seguito nella mia scelta, quella piccola è rimasta con la madre e non dico altro, però oggi che ha capito perché io sono diventato così, beh, ce l'ho tutte e due dalla mia parte e vanno su Facebook. Io sono la figlia di Tizio, quindi se vogliono fare male alle mie figlie possono farglielo tranquillamente, ma io spero che uno non sia così deficiente, no? Da andare a bianca i figli, no? Anche perché ci sto io. Allora, alla luce proprio del rapporto tuo con i tuoi figli e alla luce della gente che dice magari quello è diventato delinquente perché i genitori magari hanno sbagliato, la tua storia, il rapporto tra te e i tuoi genitori, perché possono pensare sennò che non ti hanno mai detto niente, no? Sì, ma te perché non va a rubare, ma a me è successo da affrontare questo discorso. Allora, è lui. Mio papà era un analfabeta comunista che sognava l'arrivo di Baffone, Stalin, per migliorare, che avrebbe migliorato le condizioni della vita degli operai, della gente. E da quando io iniziai a rubare, fino a quando lui non andò in pensione, io ero in carcere, non mi ha mai guardato in faccia. Non è mai venuto a trovarmi in carcere, ero la macchia scura sulla sua nitidezza di uomo. Mia madre aveva fatto le scuole, insomma, nel 1912, e ha capito che l'andazzo era quello, quindi a un me l'aiutavo, ma avevo i miei fratelli più grandi, mi massacravano di botte. Che io quelle botte non l'ho prese nemmeno quando sono capitato nelle celle di sicurezza delle questure e delle caserme. Quindi, quando dicono vabbè, ma sarà figli, non è vero, così come l'albero si piega, l'albero si può raddrizzare. Io mi sono piegato tanti anni fa e poi mi è bastato incontrare un poliziotto, un presidente, un comune avvertito per diventare un'altra persona. Io dico sempre, sto guardando Linda, io dico sempre che io sono la rappresentazione vivente, che non è vero, o che comunque non è sempre vero, che chi nasce tondo non possa morire quadro. Io ti chiedo un aiuto, tu me lo dai e allora vediamo se sto proprio ottuso. E se no sto qui a parlare con voi, con tutti questi traduttori. Sì. Allora, salve signor Antonio Mancini. Sì. Io intanto mi congratulo con lei che si è messo a nudo davanti a noi e mi complimento perché tutta la sua vita lei comunque per me ha fatto meno danni di chi va bombardando paesi a destra e a sinistra, quindi grazie per essersi esposto a noi. Poi la mia domanda è questa: lei o amici della sua banda di allora vedevano nell'attività criminale un modo solo per arricchirsi, oppure alla Robin Hood pensavate di ridistribuire un po' di ricchezza? Come era questa cosa? Grazie. La domanda è interessante. Il signore ha chiesto, nella vostra attività criminale della banda della Magliana, questa attività criminale era vista solamente come uno strumento per arricchirvi oppure come una specie di Robin Hood? Voi volevate arricchirvi per poi ridistribuire a chi ne aveva bisogno o comunque ridistribuire? No, questo era
per quanto mi riguarda, ma credo anche gli altri, c'era chi la prendeva come una rivalsa, no? Chi gli dava un senso di ribellione, c'era chi invece di ambizione. Voi, non so quanti di voi conosceranno la faccenda di Renato De Petis nella tomba, beh, quello io dico sempre che se non fosse stato ucciso oggi starebbe al Parlamento. Io no, io ho voluto vedere che effetto faceva avere i soldi in tasca. Certo, se uno bussa della tua borgata e tu puoi aiutarli, l'aiuti, anche perché a differenza delle altre organizzazioni criminali noi non facevamo racket, noi non facevamo pizzo, la maggior parte di noi non faceva usura, perché la gente doveva essere nostra amica, a differenza di quelli che da altre organizzazioni che mandano a fallire negozi, aziende, perché vogliono mangiarsi tutto. Quindi era stato soltanto una questione di, per quanto mi riguarda, di rivalsa. Altri hanno i loro motivi. Grazie. Perfetto. E io credo che sia il caso, purtroppo me ne vedo costruire il partito qui, e ringrazio ancora una volta Antonio Mancini. Scusa, sì. Prima di chiudere, Antonio, questa cosa non piace, però tanto non sente, quindi non c'è problema. Io ho avuto la possibilità di leggere il primo libro scritto da Antonio e... Federica Sciarelli. Allora senti, mi sento. Quando vuoi. Certo, perché guarda le labbra. E ve lo consiglio assolutamente riguardo quello che ha detto stasera, ma anche molto di più, perché va a indagare la storia delle persone che magari a volte si sono sentite sulle cronache, però lì si indaga veramente la persona umana e quello che ha vissuto una persona, quindi ve lo consiglio assolutamente, ho avuto la possibilità. Se non lo comprate mi interessa, ma veramente ha voluto far lui sta mossa, qui non ci sono libri come com'è il titolo? Antonio, com'è il titolo del primo libro? No, è in buona età. Mi hanno chiesto una domanda, Antonio, una risposta. Con il sangue agli occhi. Con il sangue agli occhi, se qualcuno vuole. Io invece voglio prima di ringraziarvi per la presenza e ribadire per l'ennesima volta un ringraziamento enorme a tutti quelli che hanno creduto in me e che mi hanno portato fino a qui. Io, l'ultima cosa, quando io racconto, vedete, un po' da sbuffoncello, no? Per me farebbe più comodo venire qua e fare, no? La faccia triste. No, io la racconto come l'ho vissuta. E adesso lui finirà dicendo, ma che consigli dai ai ragazzi? E lo so, sempre così. Io non ho consigli da dare, perché sennò farei la figura della comare da Fabrizio De André, no? Che da buoni consigli non potrebbe più dare che cattivi esempi. Io faccio solo delle raccomandazioni ai ragazzi che incontro. Studiate, 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 perché a niente che serva lo studio vi aiuta a riconoscere se chi vi gira intorno è un parabutto, una persona per bene. Io ringrazio per l'ultima volta voi per essere stati qua, ringrazio tutta l'associazione che insomma collabora insieme a me, il consiglio direttivo, specialmente il comitato esecutivo, tutti quanti, e ci vediamo alla prossima iniziativa che, se non dovrebbe saltare, sarà il 4 maggio al 99% presso il liceo classico Laura Magna, con la presentazione del libro del professor Alessandro Rossini. Grazie e buona serata. Grazie mille, davvero. Sai che dicevo, grazie.